Amiche carissime, buona domenica. Scusate per la voce nasale, ma il periodo dei raffreddori, delle influenze, fortunatamente è un po', diciamo, un leggero raffreddore, niente di più. Allora, oggi parliamo di un tema che sento molto caldo per tutte voi, i capelli, cioè la lunghezza giusta per i capelli a seconda dell'età. Allora, naturalmente il capello lungo richiede alcuni presupposti, che il capello sia ben manutenuto, quindi sia un capello vigoroso, energico, brillante, curato e anche spuntato, quindi diciamo tagliato per far sì che questo capello risulti molto sano. Poi la seconda, diciamo, area è che il capello lungo sia adatto alla persona che lo indossa, che lo porta. Naturalmente, oltre a quello che è la morfologia del viso e l'altezza del corpo, sto parlando e mi riferisco alla fascia d'età. Allora, più diventiamo grandi, più l'età aumenta, più naturalmente questo capello, un po' come la gonna, quasi al contrario, ci si deve accorciare. Vi faccio un esempio. Se io ho passato i 50 anni, il capello lungo per me massimo potrà essere sulle spalle, il capello lungo alle scapole è un po' too much. Per quale motivo? Perché effettivamente il capello, anche dopo i 50, i parrucchieri questo lo sanno bene, come dire, soffre un po' del passare dell'età, no? E quindi si assottiglia, diventa più fragile, meno ricco, meno rigoglioso, meno folto, meno bello, salve ovviamente qualche caso eccezionale. Per cui è meglio tagliarlo, magari raccoglierlo oppure lasciarlo sciogliere, ma con un bel taglio evidentemente molto moderno e contemporaneo. Parliamo anche un po' dei colori. Ovviamente anche più diventiamo grandi, anche il colore dovrà rappresentare la nostra personalità. Ed è chiaro che più troviamo delle tonalità che ben si prestano al nostro incarnato, anche al colore che tendenzialmente dovrebbe essere il nostro colore naturale, maggiore è l'effetto di raffinatezza ed eleganza. Quindi evitiamo di osare dopo una certa età con dei colori troppo accesi, troppo sintetici, troppo finti. Questo non è elegante, sarà di moda, non lo metto in dubbio, però non è per nulla elegante. Grazie a tutte voi e buona domenica.